Signori, questo video vi racconterà due storie. La storia di un gioco Pokémon che affronta una macabra violenza, frutto di odio e transfobia, e parallelamente la storia della sua scoperta, della nostra scoperta. Prima di lasciarvi in balia della mia narrazione, però ci tengo ad anticiparvi un progetto che riguarda proprio questo genere di contenuti. Video di questo genere allo stato attuale, con YouTube che non paga e in assenza di sponsor, sono per me economicamente insostenibili. Per questo ho deciso di avviare una pagina TP per poter creare un sistema simile a quello che mi permette invece di lavorare a tempo pieno su Twitch. Tramite TP voi potete sostenere questo progetto, questo canale e soprattutto questo genere di contenuti, il che mi permetterà di continuare questa attività e di non doverla relegare, specie nel corso del tempo, a semplice hobby. Un vostro sostegno, in questo caso economico, può consentire al canale di pubblicare con più frequenza e anche con più qualità. Comunque non voglio tediarvi eccessivamente in questo momento, perché questo video si candida a essere tra i migliori di quest'anno e voglio che ve lo godiate. Quindi facciamo che alla fine del video vi parlo più nello specifico di TP e vi lascio tutti i link del caso. Ora torniamo a noi e cominciamo a raccontare questa storia. Tutto inizia pochi giorni prima del 17 ottobre. Sto ultimando i preparativi per la mia 24 ore su Twitch, ma più nello specifico sto organizzando la Horror Night a tema Pokémon. Decido durante la notte di portare in stream alcuni giochi Pokémon a tema horror, che sono stati anche caratteristici del mio canale in passato. Ma accanto a due titoli storici, decido di provarne uno mai sperimentato prima. Dopo pochi minuti di ricerca, mi imbatto in un titolo. Si tratta di Pokémon Lifeless, anno 2019. Vedo due screen di gioco, mi incuriosiscono e decido che sì, quello è il candidato ideale. Mai mi sarei aspettato che lo fosse a tal punto da dovervene parlare quest'oggi. Arriva il fatidico 17 ottobre. Alle 3:15 del mattino, dopo 18 ore di live, è il momento di Pokémon Lifeless. Tra uno sbadiglio e l'altro, avviamo il gioco. Ad accoglierci vi è un host particolarmente cupa ed una schermata d'avvio che palesa tutta la sua amatorialità. Dopo aver comunicato ad una voce senza identità il nostro nome, veniamo catapultati nel mondo di Pokémon Lifeless. Ci ritroviamo su un'isola. Di fronte a noi si apre una grotta. Tutto è in bianco e nero. Veniamo colpiti subito dal sound design del gioco. Giunge alle nostre orecchie una host che sembra uscita da un carillon, mentre il temporale che si può percepire in sottofondo alla stessa è tanto realistico da farmi più volte girare in live verso la mia finestra. Dalle parole proferite dal nostro personaggio intuiamo subito di trovarci in una sorta di dimensione onirica. La sensazione è quasi quella di star vivendo un sogno lucido. Lanciamo una Pokéball richiamando a noi un Pidgeotto che però non si fa vivo, e la grotta di fronte a noi risulta sbarrata nonostante non vi sia alcun ostacolo fisico che ne impedisce l'accesso. Non ci resta ormai che percorrere il perimetro dell'isola. Giunti al suo estremo capo, notiamo un sentiero che si spinge fino all'interno e in fondo adesso uno strumento. Otteniamo una Soul Key. Ne intuiamo subito la natura. Essa deve essere la chiave spirituale che ci può consentire l'accesso a quella caverna. Torniamo all'entrata e in effetti qualcosa è cambiato. Ora sembra che qualcosa all'interno della grotta stia cercando di raggiungerci, ma ciò nonostante l'accesso ci è ancora negato. Spaesati, ripercorriamo di nuovo tutta l'isola. E come nei sogni più contorti, dove l'ordine razionale lascia spazio ad un'illogica sequenza di fatti, appare tra un nugolo di alberi un bagliore in precedenza assente. Interagendoci, in qualche modo intuiamo che si tratta in realtà di un percorso, e la sua destinazione sembra essere proprio l'interno della caverna. Ci ritroviamo nel suo ventre, o almeno questo è il nostro sospetto. Alle nostre spalle vi è infatti un'uscita che, analogamente all'entrata della caverna, non possiamo percorrere. A noi non resta che addentrarci. Per la verità, la strada da compiere è particolarmente breve. La grotta si apre subito in un modesto antro, tra i cui elementi spicca una lapide posta frontalmente rispetto a noi. Pozze d'acqua, rami, ceppi ed una fila di alberi completano il quadro. Ancora più spaesati di prima, interagiamo con la tomba, che ci restituisce un messaggio che eufemisticamente definirei criptico. Il suo colore preferito era il blu. Ma attorno a noi è letteralmente tutto in bianco e nero. Perplessi, apriamo per la prima volta il menu. Scopriamo dalla sua descrizione che la Soul Key è una chiave forgiata con le anime dei non morti, ma ciò non ci dà alcuna informazione utile per proseguire. C'è però abbastanza chiaro che l'anima in questione,
quella il cui spirito ha forgiato la Soul Key deve essere la stessa di colui che giace sotto la lapide. Resta il fatto che per il resto brancoliamo nel buio. Tentiamo con le classiche operazioni no sense che molto spesso caratterizzano titoli horror a tema Pokémon. Una tra le tante sarà riavviare il software, ma Pokémon Lifeless è decisamente di un'altra categoria. Tutto permane immutato finché a un certo punto non mi viene un'idea. Forse dobbiamo cercare di interagire con qualcosa che dovrebbe essere blu. L'intuizione è vincente. Ponendoci al centro di una pozzanghera, nuovi dialoghi prendono forma. Qual è il tuo colore preferito? Torniamo alla tomba. Era solito giocare a nascondino tra gli alberi. Fa attenzione, potresti farti male. Ci voltiamo ed una risata agghiacciante fa gelare il sangue nelle nostre vene. Torniamo alla tomba. Un giorno, mentre correva senza meta, inciampò in un ceppo e morì. Dei passi contribuiscono ad acuire la tensione. Iniziamo a capire che forse non siamo davanti a un classico gioco Pokémon horror. La tomba, però, ha altro da dirci. È pronta a rivelarci il nome di quello che supponiamo subito essere il nostro malcapitato. Piccolo Charlie, dove sei? Quello che ora dobbiamo fare è chiaro. Ci avviciniamo ad uno dei due ceppi della caverna e otteniamo quella che probabilmente è la risposta di Charlie. Proprio qui, oh fuck. Ok, caduto qui allora. Proprio qui. Ok. Ci risvegliamo, o almeno così sembra. Ci ritroviamo nella nostra stanza di Biancavilla. La sua host ci culla, ma è una tranquillità falsata dalla desolazione di un mondo incolore. Finalmente ci avviciniamo alle scale per scendere quando nostra madre ci precede con la sua voce. Il suo invito è quello di raggiungerla. Ci comunica che oggi è il nostro 10° compleanno e che il professor Oak ci deve consegnare qualcosa di molto speciale. Prima di uscire, però, ci intima di prendere la nostra giacca che troveremo nell'armadio in camera nostra. Di tutto ciò, quello che più ci colpisce in questo frangente è la capacità di Pokémon Lifeless di essere disturbante anche in un contesto che dovrebbe essere gioviale. Non solo interagendo con il vario mobilio sparso per la casa, il nostro personaggio ha delle reazioni inusuali, ma anche nostra madre non sembra esente da questa logica. Parlandole prima di aver ottenuto la giacca, ella ci dirà: "Sai dove si trova la giacca, vero?" Non è una frase che potreste vedere in un gioco Pokémon qualsiasi. O meglio, potreste, ma il passo successivo dovrebbe essere quello di dirci effettivamente dov'è la giacca. In questo caso, nostra madre ci pone una domanda retorica a cui non risponde. È un atteggiamento insolito e che ci lascia perplessi. È però arrivato il momento di uscire di casa. Da qui in poi le cose inizieranno a farsi tremendamente serie. Al posto del laboratorio del professor Oak giace un cimitero da cui si innalzano tombe e lapidi, mentre un gruppo di operai particolarmente minacciosi si aggira per la cittadina. Uno di loro dichiara di star assorbendo la fonte vitale di Biancavilla. Restiamo basiti, non abbiamo davvero alcuna idea di come interpretare questa frase, ma non c'è problema perché avremo ben altro di cui occuparci. Dirigendoci verso il cimitero, notiamo infatti una lapide isolata. Interagendoci, essa si rivela essere la tomba di Charlie, ma non solo. Da essa sembra provenire infatti una strana forza che ci richiama a sé. Per quanto incuriositi, però, siamo costretti a declinare l'invito. C'è davvero troppa carne a fuoco a Biancavilla e abbiamo letteralmente un intero cimitero su cui indagare. Al suo interno rinveniamo tombe di uomini e Pokémon, ma soprattutto la tomba del professor Oak. Accanto ad essa, un'altra lapide accoglie i resti di qualcuno il cui nome però risulta illeggibile. Dopo aver tentato senza successo di accedere alla casa del nostro rivale, nipote del professor Oak, ci lasciamo trascinare dalla forza proveniente dalla tomba di Charlie. Come prevedibile, ci ritroviamo nella grotta iniziale. Nulla in apparenza sembra mutato, se non che, interagendo con la tomba, c'è possibile tornare a Biancavilla. Nel farlo, una voce doppiata all'interno del gioco si congederà da noi in questo modo. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Brancoliamo in uno stato di totale confusione. Fatichiamo a comprendere che cosa sia sogno e che cosa realtà, e soprattutto ci chiediamo se vi sia una realtà e se dunque parimenti vi sia un effettivo sogno. Esattamente che cosa stiamo vivendo? È una domanda
a cui non sappiamo rispondere. Intanto però siamo tornati a Biancavilla e un dettaglio ci sovviene alla mente. Il motivo per cui eravamo usciti di casa. Secondo nostra madre, Hawk ci avrebbe dovuto consegnare qualcosa. Non facciamo in tempo a processare l'idea che Hawk sia morto e sepolto da chissà quanto tempo, che ormai i muscoli hanno agito e abbiamo varcato la porta di casa. L'host di Biancavilla si acquieta per qualche istante, per poi ripartire. Al contrario, l'atmosfera è raggelante. Nostra madre sembra vivere in un altro mondo. Ci chiede com'è andata, quale starter le mani di Hawk ci abbiano offerto e quale sia stata poi la nostra scelta. Quando le comunichiamo la sua morte, la risposta che otteniamo è forse la più inquietante possibile. Oh, giusto. È rimasto ucciso in un incidente la scorsa settimana. Ho scordato di dirtelo. Avevamo avuto qualche riserva sul suo atteggiamento insolito riguardo alla giacca. Ora, questa frase ci lascia senza parole, ma con una pista abbastanza delineata da seguire. Nostra madre è decisamente psicopatica. E non è ancora finita qua. Ad ogni modo, visto che è morto, perché non prendi questo? Dalle mani di nostra madre otteniamo uno Yamask. E per quanto riguarda il nickname, vogliamo provare a creare un po' di lore così? Nostra madre prosegue. Ieri ho visto questo Yamask fuori da casa nostra. Penso stesse piangendo. Allora l'ho ficcato dentro questa Pokéball e gli ho dato una casa in cui vivere. Ora questa piccola creatura non piangerà più. Quanto sono disgustosi quando piangono. Comunque, spero che ti piaccia, tesoro. Divertiti. Terminato il suo delirio, nostra madre torna al suo posto e la musica ne segue l'esempio. La host riprende infatti il suo normale corso. Siamo sempre più sorpresi e spiazzati, ma con una certezza che piano piano si fa largo nella nostra mente. Se anche nostra madre non fosse il nemico principale, certo è che di lei non ci si può fidare. Ci precipitiamo fuori casa. Tutto sembra immutato, ma tentando di dirigerci verso il percorso 1, già in precedenza bloccato dai loschi operai, uno di loro, stufo della nostra insistenza, ci affronterà in una lotta Pokémon. Questa sarà la prima ed ultima lotta che ci vedremo costretti ad affrontare. Finalmente osserviamo Yamask. Non sembra presentare nessun segno particolare rispetto ad altri membri della sua specie. Conosce mosse tradizionali, il suo aspetto non fornisce alcun indizio ed è di sesso femminile. Non fosse per il soprannome da noi affibbiatogli, ossia Charlie, potrebbe tranquillamente essere confuso con un esemplare selvatico. Ad ogni modo, al primo tentativo veniamo sconfitti dall'operaio. Veniamo rispediti a casa e nostra madre ci cura mostrando però decisamente poca clemenza. Al secondo tentativo, pur persi nelle varie elucubrazioni sulla natura della nostra storia, riusciamo ad avere la meglio sull'operaio. Una volta sconfitto, l'intero gruppo di lavoratori lascia Biancavilla, liberando l'accesso al percorso 1. La curiosità è troppa. Ci lasciamo subito dietro la nostra città natale, portandoci però sulle spalle tante domande, tutte forse figlie di una grande domanda principale. Cos'erano l'isola e la grotta iniziale? E che legame hanno con Biancavilla? È evidente che il legame sia questo Charlie, ma chi è Charlie? Non abbiamo troppo tempo per rimuginare. Anche il percorso 1 è infestato da operai e il loro atteggiamento non è mutato, anzi, forse è peggiorato. La loro aggressività sembra essere sempre più rivolta precisamente a noi. La host del percorso 1 in tutto questo appare immutata. Questo, almeno, fino all'incontro con una donna. La musica muta repentinamente e torna a comunicarci quell'inquietudine già vissuta sull'isola d'inizio gioco. È come se qualcuno abbia iniziato a suonare un carillon nelle nostre vicinanze. La ragazza parla con noi. Chi sei? Ho detto che mi dispiace. Mi sta guardando. Voglio solo restare sola. Detto ciò, la ragazza si volta, fuggendo a tutta velocità verso nord. Tentiamo subito di raggiungerla, ma la strada ci è fatalmente sbarrata da altri operai. Questa volta però i loro dialoghi sembrano far trasparire altro. Un lavoratore, dalla voce tremolante, proferisce le seguenti parole. Se ti lascio passare, non ne sarà felice. Lei è pazza. Altri operai, in seguito, faranno sempre riferimento ad una lei, lasciando anche intendere che sia questa lei ad aver commissionato loro queste operazioni a noi avverse. Ma chi è lei? È la ragazza appena incontrata che fugge riparandosi dietro gli operai? Oppure nostra madre, la cui pazzia è già stata ampiamente dimostrata? È ancora troppo presto per rispondere. A noi non resta altro da fare che tornare verso Biancavilla. Non compiamo, però, che pochi passi. Voltata di spalle, viso rivolto verso gli alberi, riappare la ragazza incontrata poco fa. Non sono bellissimi. Gli alberi sono proprio belli. Se solo potessi vederli. Ancora un dialogo criptico, ancora una fuga. La incontriamo nuovamente, poco più a nord. Non capisco, perché mi sta succedendo questo?
Non voglio far soffrire nessuno. Questa volta la donna si dissolve, come il più classico degli spettri. È chiaro, ormai, che parliamo di un fantasma. Ed è allora che ci balza alla mente un dettaglio che in precedenza abbiamo totalmente trascurato. Il nostro Yamask è femmina. Chi si è collegato a questo spettro? E ancora, come si collega tutto questo a Charlie? Ancora una volta, gli eventi sottraggono tempo alle riflessioni. Altri operai sbarrano, questa volta, l'accesso a Biancavilla. Ci è impossibile tornare indietro. Tradotto, abbiamo altro da fare su questo percorso. E infatti i dialoghi con gli operai a nord sono mutati. Ancora riferimenti ad una lei, ma soprattutto riferimenti a un qualcosa di terribile che abbiamo fatto. Forse il vero cattivo siamo noi? Forse siamo noi i folli? Del resto, ciò che stiamo vivendo in prima persona è un assoluto delirio. Ci stiamo piano piano avvicinando alla risoluzione dell'arcano. Il cuore manca alcuni battiti quando, sul ritorno verso Biancavilla, un urlo agghiacciante perfora i nostri timpani. È il grido di una donna, probabilmente di quella donna. La ritroviamo dove prima era assente, in un angolo a sud del percorso 1. Ancora incapaci di risponderci circa la sua identità, le parliamo. Sta piangendo? Lei è qui. Mi ha trovato. Per favore, aiutami. Ho paura. No, mi sta guardando. Torna l'host scomodamente allegra del percorso 1. Siamo ormai convinti che Yamask e la ragazza coincidano, ma siamo ancora inevitabilmente in alto mare per quanto riguarda Charlie e la sua isola. Manca poco per ottenere delle risposte e intanto gli operai hanno liberato Biancavilla. Ci affrettiamo sulla via del ritorno, ma a due passi dalla meta una voce ci blocca completamente. Ehi tesoro, ti stavo cercando. Come procede il tuo viaggio? Spero tu non abbia visto nulla che un bambino di 10 anni non dovrebbe vedere. Comunque, forse è meglio che io vada. Forse a colpirci più che le parole di nostra madre è la direzione dalla quale proviene. Non da Biancavilla, dove l'avevamo lasciata, ma dal percorso 1. Quella ragazza fuggiva da qualcuno e ne ha parlato al femminile. A Biancavilla non sembra essere mutato nulla. Parlando con nostra madre, ci chiederà se abbiamo qualcosa da dirle. Lo avremmo, ma il gioco non ci consente di esprimerlo. Tornando dai lavoratori a nord del percorso 1, i dialoghi sono ancora una volta stravolti. Uno di essi afferma che lei è passata di qui un minuto fa e non era felice. Un altro accenna di averle detto cosa è successo, un altro ancora ci chiede dov'è la ragazza. Sembrano sempre meno minacciosi e sempre più terrorizzati da quella che adesso siamo sicuri essere nostra madre. Ormai abbiamo intuito che la donna a cui gli operai fanno riferimento deve essere lei, mentre la ragazza citata dall'operaio deve essere quello spettro femminile che abbiamo incontrato poco fa. Iniziamo a proporre teorie al limite del delirio. Che nostra madre abbia ucciso chiunque a Pallet Town, ragazza compresa, e che voglia occultare tutto ai nostri occhi mediante gli operai? Tutte quelle tombe rappresenterebbero un'ottima prova in tal senso. È lei il nemico, ormai ne siamo certi. Mancano però, al solito, tutti i tasselli legati a Charlie. Salendo in camera nostra, notiamo un particolare. Due poltroncine. Si fa strada nella nostra testa un'idea quantomeno stravagante. Che la ragazza sia nostra sorella e che nostra madre l'abbia uccisa? Ancora una volta, ci è impossibile saltare a conclusioni. Nonostante le nostre interazioni, nulla sembra mutare, ma manca ancora un dialogo che dobbiamo affrontare. Il dialogo con l'unico NPC presente a Biancavilla, oltre a nostra madre. Un uomo, il cui nome è Johnny, che rimugina sulla tomba di una certa Jessica. Lui deve essere in qualche modo la chiave della nostra storia. Lo sarà, ma non come potremmo credere. Le sue parole, dopo minuti di assenza, rievocano il nome di Charlie e ne raccontano la storia. Ehi ragazzo, vuoi ascoltare una storia? La musica, come un corpo morto, si affloscia. C'era una volta un ragazzino, pieno di gioia ed amore verso la vita. Secondo alcuni, era diverso dagli altri ragazzi della sua età. Potremmo dire che era più vivace. Ad ogni modo, la sua peculiare vivacità lo portò ad un terribile incidente. Era il primo giorno d'estate. Le scuole avevano appena chiuso e il futuro al ragazzo sembrava sorridere. Così era, finché il nostro protagonista non rimase brutalmente ucciso mentre giocava con il suo compagno Pokémon. Mentre i due correvano incuranti nei boschi, come sempre avevano fatto, il ragazzo inciampò su un ceppo
e restò decapitato, cadendo su una roccia appuntita. Il suo corpo non venne mai ritrovato, così come non fu trovato il suo compagno Pokémon. Ciò ha portato molti a credere che le cause della sua morte siano state costruite ad arte e ha diffuso teorie su cosa sia davvero successo a quel ragazzo. Dal mio canto, tutto ciò non mi importa. Voglio solo poter riabbracciare la mia amata Jessica un'altra volta. Iniziamo a comprendere che l'isola deve avere un qualche significato simbolico, una sorta di distorsione onirica di ciò che realmente è accaduto. Per noi è giunto il momento di tornarvi. Accogliamo la forza che ci richiama presso la tomba di Charlie e ci prepariamo a porre fine ad ogni dubbio. Ci dirigiamo verso la lapide che finalmente ha qualcosa da dirci. Charlie è vivo. Charlie è qui. Dietro di noi appare, per qualche istante, lo spettro della ragazza di Biancavilla. Non temere, non ti farò del male. Tra un dialogo e l'altro, ci accorgiamo che la musica all'interno della caverna è mutata. Non sei te che sto cercando. Lo spirito tace per poi dirci, dopo una seconda interazione, di andarcene, di voler restare solo. L'uscita dalla grotta non è mai stata percorribile, ma ormai è evidentemente l'unico modo che abbiamo per soddisfare il desiderio dello spirito. Ma se l'uscita sarà agibile oppure no, non ci sarà dato saperlo. Di certo, però, è possibile entrare. A varcare la soglia, dal verso opposto, è nostra madre. Siamo con le spalle al muro, ora ci è impossibile fuggire. Che ci fai qui? Stai nascondendo qualcosa a mamma? Non devi avere segreti con me. Puoi fidarti? No, mamma, non possiamo. E ormai l'abbiamo imparato. La nostra risposta non tarda ad arrivare. Ci sei tu dietro a tutto questo, vero? Tesoro, cosa vai dicendo? Quella ragazzina che continuo a vedere, l'hai uccisa! Tesoro, hai bisogno di calmarti. Stai impazzendo. Non ho niente a che fare con questa Charlie di cui parli. Charlie è una ragazza? Ma Charlie non è un nome maschile? Johnny non ci aveva parlato di un ragazzo? Oh no, io sono Charlie. Quella ragazza è Charlie, entrambi siamo Charlie. Io sono nella grotta, io ho con me un Pokémon partner. E quella ragazza deve essere davvero nostra sorella. Una sorella che non abbiamo mai conosciuto, una sorella che porta il nostro stesso nome. Una sorella uccisa nello stesso identico modo nel quale tra poco verremo uccisi noi. Noi, Charlie, stiamo per incontrare il suo stesso destino in questa caverna. Entrambi figli della stessa donna, entrambi che portano il nome di Charlie, entrambi uccisi da una madre psicopatica che, come un crono di altri tempi, elimina sistematicamente ogni suo figlio. Sì, questa deve essere l'unica spiegazione a tutto ciò. Iniziamo ad arretrare. 1, 2, 3, 4, 5 passi. Siamo esattamente di fianco a quel ceppo che, secondo il racconto di Johnny, ha ucciso Charlie. E in tutto questo nostra madre ha parlato di una Charlie. Non le abbiamo mai detto il suo nome. Ho detto che non so nulla di lei! Nostra madre si scaglia prepotentemente contro di noi. Non vedi che sto dicendo la verità? Sei esattamente come tuo fratello, dannatamente testardo! Fratello? Come poteva non capire che era un maschio? Un maschio! Non era una femmina, era un maschio! Ma no, la sua testardaggine doveva avere la meglio. No, non sto capendo. Non ci stiamo inserendo in un discorso sul transgender? Ma stai scherzando? Charlie è morto nel corpo di un ragazzo, ma il suo spettro, la sua anima, è femmina. Da qui in poi, niente meglio dei dialoghi di gioco può raccontarvi questa storia. All'inizio è stato quel suo comportamento da femminuccia, poi i vestiti. Ho provato a fargli capire che era un ragazzo, ma non voleva ascoltare. Ha iniziato a truccarsi, ha anche portato il fidanzato a casa per farmelo conoscere. E allora ho fatto ciò che qualsiasi madre ragionevole avrebbe fatto. Ogni donna cosciente di me, come io sono, avrebbe fatto lo stesso. Dopo aver finito, ho usato un ipno per cancellare dalla tua memoria qualsiasi traccia di tuo fratello, finché nulla di lui è più rimasto nella tua mente. Non volevo che il mio angeletto crescesse sapendo di avere un fratello che si vestiva come una femmina. Ha portato soltanto vergogna al nostro nome, alla nostra famiglia. Ma tu non hai nulla da temere. Sei un ragazzo, vero? Rispondimi! Io sono quello che voglio essere, non sei tu a dover giudicare con chi voglio passare la mia vita. Oh no. Temo che tuo fratello ti abbia influenzato. Mi dispiace, tesoro. Sono davvero dispiaciuta per quello che sto per fare. Un bagliore bianco risplende. Sono le 4 di mattina e quasi 100 persone sono rimaste ancorate ai loro schermi per assistere a questo finale. Nel mentre, tra noi e nostra madre, è apparso Yamask. O meglio, è apparso Charlie. Non posso permettere che ciò accada. Lo spettro della ragazza fa la sua ultima comparsa. Nostra madre,
in preda all'ira, grida: sei tu! Pensavo di aver chiuso con te! Sì, mamma, sono io, Charlie. No, devo essere impazzita, i Pokémon non parlano! Peccato, cara mamma, che Yamask non sia un Pokémon come altri. Non è un Pokémon a parlare. Lo spettro della ragazza compie un passo in avanti. Io sono una replica di Charlie, una sua versione migliore, se così vogliamo dire. Ovviamente non sono reale. Esisto solo nella misura in cui ciò è il desiderio di Yamask. Vedi, sono un'illusione creata dall'immaginazione di Charlie. Questo Yamask che tu vedi, lui è Charlie. Porco due. Il nostro soprannome è stato profetico. Col senno di poi la cosa mette addirittura i brividi. Durante la live avevamo addirittura ironizzato sul fatto che, senza accorgercene, avevamo dato un nome maschile ad un Pokémon femminile. Chissà se gli sviluppatori di Pokémon Lifeless, creando questo gioco, abbiano pensato di incastrare anche noi con la scelta del soprannome. Ora molte cose iniziano a tornare, ma l'elemento più macabro e al tempo stesso più riuscito di questo gioco deve ancora arrivare. Le leggende narrano che gli Yamask nascano dalle anime di bambini defunti. La testa che Yamask porta con sé è la testa di tuo figlio, è la testa di Charlie. A volte osservano la testa tra le loro mani e piangono. Difficilmente avremmo potuto pensare ad uno Yamask più macabro di Charlie. Charlie piange osservando il suo volto non per nostalgia della vita, come ogni altro Yamask, ma perché anche da morto porta la croce di un corpo nel quale non si riconosce. Tutto ciò che Charlie voleva era vivere una vita normale. Non è stata una sua scelta quella di essere diverso rispetto agli altri ragazzi. Tu l'hai punito per qualcosa che lui non poteva cambiare. E ora? Ora la pagherai. Questo è l'unico modo per far sì che l'anima di Charlie possa riposare in pace. Perdonami, fratellino. Perdonami per essere stata una delusione per te. Ma non ti preoccupare. Tutto finirà in pochi secondi. È finita. Abbiamo vinto. Charlie e ciò che Charlie non è mai potuto essere, se non nella sua immaginazione, compiono un passo verso nostra madre. Lo schermo questa volta si oscura. Noi rimaniamo con il fiato sospeso. Appare il cimitero di Biancavilla. Sappiamo cosa sta per succedere. Stiamo solo aspettando che succeda. Dopo interminabili secondi, la tanto agognata scritta appare. La tomba, il cui nome in precedenza ci appariva illeggibile, ora è chiaro e nitido. In memory of mamma. Così si conclude Pokémon Lifeless. Questo video era in programma da un po', da prima che la cronaca nazionale, a causa dello stop al DDL Zan, riportasse in auge la questione dell'omofobia e della transfobia. Ho pensato di concludere il video parlandone, ma in realtà mi sono ricreduto. La questione in sé è molto complessa e non me la sento di trattarla nella conclusione di un video in pochi secondi. Piuttosto credo che abbia senso concludere con un messaggio più generale. Il fatto è che storie simili avvengono anche se chiudiamo gli occhi. E che non è necessario voler ammazzare una persona per farla morire. E in generale tutte le discriminazioni, i commentini, le dichiarazioni implicite ed esplicite di mancanza di dignità sono attentati alla vita delle persone. E in questo mondo si può essere vittime innocenti davvero per una moltitudine di ragioni. Sono davvero tantissime. Se l'intenzione, sia mia che vostra, mi auguro, è quella di vivere in generale in un mondo più giusto, allora proprio per me e molti altri, che per ragioni puramente culturali non siamo soggetti molto spesso ad un certo tipo di violenza, queste storie devono essere un monito. Giocare a Pokémon Lifeless è stato un ottimo modo per ricordarmi e ricordare a voi, ancora una volta, il dovere morale che abbiamo verso certe realtà. E ogni volta mi stupisco, ma forse dovrei smetterla, di quanto Pokémon sia in grado di raccontare storie reali e di trovare tra le sue creazioni gli interpreti migliori. Yamask oggi ne è stato un esempio sublime. Charlie non piange solo in quanto morto. Charlie piange perché è condannato dalla madre a portare, ad osservare per l'eternità un volto che è sì suo fisicamente, ma che non gli appartiene. Un volto che ironicamente gli è stato strappato
proprio dalla madre stessa. E mi è tornato in mente, scrivendo questo video e questa parte di video, un caso di cronaca italiana che era uscito quasi un anno fa ormai. Gianna, sul suo manifesto funebre, è tornata ad apparire con il nome maschile, nonostante, benché nata uomo, si sentisse donna e avesse persino completato un percorso per cambiare sesso. Non voglio soffermarmi su quanto un gesto simile sia davvero un accanimento terribile, quanto più lasciarvi notare quanto Pokémon Lifeless, ma soprattutto la figura di Yamask, siano capaci di raccontare questa storia. Yamask, in fin dei conti, risulta essere quasi un attore. Un attore che interpreta, se possibile in maniera ancora più drammatica, una storia reale. Ed è qui, secondo me, che Pokémon Lifeless si distingue veramente da qualsiasi altro gioco horror a tema Pokémon. Non è una serie di elementi tutti autoreferenziali e un po' casuali per mettere inquietudine a chi il mondo Pokémon già lo conosce, ma è in grado di proiettarsi verso l'esterno e nel farlo amplifica e rende onore alla lore Pokémon, reinterpretandola senza però mai andarla a snaturare. Questa è la dimostrazione che Pokémon può raccontare storie attuali e può soprattutto darci una chiave di lettura, come tutta l'arte, del resto, per la nostra contemporaneità. E può farlo, soprattutto, in maniera matura. Ed è forse questo aspetto che mi è sempre piaciuto di Pokémon. La carica narrativa che i Pokémon hanno, la loro capacità di raccontarci qualcosa, ma qualcosa del nostro mondo. Il mio canale è nato e si è evoluto così. Quando nel lontano 2014 iniziai a scrivere le mie prime creepypasta, che potete trovare ancora su questo canale, c'era già in me un'idea embrionale, forse poco cosciente, di raccontare il mondo tramite questa realtà. Poi siamo arrivati alle teorie che prendono il mondo Pokémon e ne interpretano l'universo in chiave mitologica, ma di una mitologia reale che possiamo leggere. E infine i concept analysis, dove quelle storie abbiamo cercato di estrarle, di analizzarle fino a fondo. Ecco, sono contento di aver giocato a Pokémon Lifeless perché mi ha dato l'opportunità di ribadire questo concetto, che si trova a fondamento e si troverà sempre a fondamento di questo canale. Ne approfitto, cogliendo il mio stesso assist, per parlarvi più approfonditamente del progetto TP. TP è una piattaforma che consente a me di trovare dei finanziatori per il mio progetto e a voi di sostenere economicamente tutti i progetti che reputate validi. Se sei arrivato fino alla fine di questo video, suppongo che un minimo in questo progetto tu ci creda. E allora ti dico che video come questi impiegano una montagna di ore di lavoro e sostanzialmente non sono retribuiti. Se dovessi andare a fare un calcolo di quanti euro guadagno per ogni ora di lavoro, probabilmente non raggiungerei un euro per ora di lavoro. Praticamente la realizzazione di questi contenuti, lunghi, editati, complessi, anche concettualmente, è pura passione. E come tutte le passioni, quando la vita cambia, subentrano complicanze, si trovano degli impieghi più remunerativi, è stata messa in penombra. Purtroppo la quasi totale assenza di entrate pesa molto. Pesa molto perché non mi consente di concentrarmi per molte ore al giorno su quello che faccio e dunque limita sensibilmente la quantità e alle volte purtroppo anche la qualità dei video. Per intenderci, non posso permettermi di investire troppo in attrezzatura specifica per i video se poi dopo vado in perdita. Come sapete, attualmente la mia attività sulla piattaforma Twitch è di base il mio lavoro. E a proposito di Twitch, la maggior parte dei guadagni che mi consentono di interpretarlo come tale sono derivanti dagli abbonamenti. Su Twitch quasi 500 persone sostengono quello che faccio tramite un abbonamento mensile. Con TP quello che voglio fare è cercare di creare un sistema simile, ma che sia rappresentativo e soprattutto dedicato a YouTube. Lo scopo è poter arrivare a considerare questa attività alla pari di Twitch e non come una cosa secondaria da fare nel tempo libero. Se ci tenete e ne avete la possibilità, con TP potete sostenere economicamente il mio canale, ma soprattutto questo genere di contenuti. E lo potete fare sia tramite piani di abbonamento mensili che trovate sulla pagina che vi linkerò alla fine del video e in tutti i luoghi disponibili all'interno di questo video, ma anche tramite un supporto occasionale. A costo di risultare prolisso, lo ripeto, TP è un progetto dedicato a quelle persone che apprezzano questo tipo di contenuti, questo video. Quindi non i video highlights provenienti da Twitch, che saranno sempre presenti perché comunque è una pubblicità a una mia attività, ma che ultimamente nei tempi più recenti su questo canale hanno un po' preso il sopravvento perché sono banalmente più economici da fare. Sono più economici, certo, ma indubbiamente, e se sei arrivato fino alla fine di questo video, secondo me sei d'accordo con me,
meno belle. Insomma, se di questo canale anche tu, come me, adori principalmente i video teoria, le analisi dei concept dei Pokémon, le narrazioni, sia di storie come questa, sia magari di gameplay veri e propri, allora ti invito quantomeno a dare un'occhiata alla pagina. Lascio a tutti voi il link nelle schede, nei commenti, in descrizione e alla fine di questo video. Infine, dopo una registrazione estenuante che mi ha visto alle prese con un terribile raffreddore, vi lascio con una news. Su Twitch ci sarà un nuovo gameplay di Pokémon Life. Lo giocheremo in perfetto orario di streaming, quindi alle 15, in modo tale da farlo conoscere anche a chi, per ragioni evidenti, non c'è stato alle 3 e un quarto di notte durante la 24 ore, e in generale per cogliere assieme tutte delle sfumature che, conoscendo ora la trama, possiamo arrivare a cogliere. Ci sono tante cose che, rigiocando il gioco, perché io l'ho giocato un'altra volta per realizzare questo video, ho notato e che però non vi ho raccontato, perché questo video mirava a raccontarvi la mia prima esperienza su Pokémon Lifeless. E anzi, sono abbastanza sicuro che se questa storia vi ha preso, magari qualche dettaglio che io non ho citato potreste averlo colto. Scrivetelo nei commenti. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, spero di non essere troppo brutto a causa del raffreddore. Se così non è, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Vi invito a passare da Twitch, ma soprattutto quest'oggi da TP, almeno per dare un'occhiata alla mia pagina, e da Instagram per rimanere sempre aggiornati. Per il resto, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.